Passata l'amarezza per il mancato approdo allo storico traguardo dei playoff, in casa Lanciano si guarda già al futuro. Ripetersi nel calcio non è mai facile, ma l'ambiziosa società rossonera è pronta a ritentare la scalata alla pool promozione nel prossimo torneo cadetto. Il direttore sportivo Luca Leone è già proiettato al futuro. Il primo nodo da sciogliere è ovviamente quello relativo alla guida tecnica. Inutile sottolineare come se dipendesse dalla Virtus, Marco Baroni resterebbe quasi a vita. La presidente frentana Valentina Maio, al 91esimo della gara pareggiata con il Cittadella, ha lanciato una vera e propria dichiarazione d'amore al tecnico toscano. E i miei complimenti vanno pure a Mister Baroni perché quest'anno ha saputo veramente dimostrare che è all'altezza di questo campionato. Ma il mister ha già un contratto lui, quindi col mister poi c'è tanta stima a vicenda, ognuno poi farà le sue scelte, però il mister per me può rimanere altri 20 anni qua con me. Ma trattenere l'ex allenatore di Cremonese Juventus Primavera non sarà facile. Baroni è tentato da una nuova esperienza e ha poi diversi estimatori anche in società blasonate. Il riferimento è per esempio al Bologna che ha pensato anche a lui oltre a Zeman per ripartire dalla Serie B. Ma Baroni piace anche ad altre società cadette. Il suo nome è stato anche accostato al Pescara. La Virtus però non vuole perdere il suo condottiero, il pressing al tecnico nativo di Firenze è già asfissiante.